Cari amici, ben arrivati a questa nuova riflessione fotografica nella quale parliamo di obiettivi e di obiettivi tuttofare e su quali corpi di macchina andarli a innestare. Prima di entrare in argomento ti farò vedere diverse soluzioni, ti ricordo di iscriverti al canale, di spuntare la campanellina per rimanere aggiornato, a te non costa nulla e in cambio riceverai tantissimi video, ovviamente gratis, che pubblichiamo ogni settimana. Ti ricordo anche di andare in descrizione a questo video, clicca sui link che vedi in descrizione e vai alle pagine e ai video di presentazione dei nostri corsi online. Insomma, puoi vedere tutti i contenuti che vengono trattati all'interno dei corsi e valutare perché sono un'opportunità per te. Detto questo, dai, torniamo in argomento perché ci sono veramente tante informazioni da trattare. Allora, riflessione fotografica, che è una sorta di consigli di acquisto, diciamo un ibrido, è nata perché qualche giorno fa ho fatto una lunga chiacchierata con un amico che mi ha chiesto, dice: guarda, volevo comprare una macchina, un corpo macchina e un obiettivo tuttofare. Insomma, abbastanza di qualità, comunque senza rinunciare troppo alla qualità d'immagine, e francamente sono indeciso. Il suo budget era un budget abbastanza elevato, quindi insomma poteva permettersi da una full frame con un'ottica tuttofare. In questo caso parleremo a particolar modo di Nikon, ma vi farò vedere nello specifico l'opzione, fino ad abbracciare qualsiasi possibilità. Dice: tanto di fatto devo comunque scegliere un corpo e una fotocamera, e un corpo e un'ottica, e quindi sono aperto praticamente a tutte le strade. Mi ha detto, dice: Damiano, so che tu non sei molto favorevole alle ottiche tuttofare, preferisci le ottiche fisse. Allora, preciso questo concetto: non è che sono contrario alle ottiche tuttofare. Ritengo personalmente, soprattutto chi deve imparare a fotografare, ma non è il caso di questo mio amico, che le ottiche fisse, soprattutto la classica tripletta 28 mm, 50 mm, 100, 135 mm, siano la soluzione migliore per imparare a fotografare, capire meglio cosa sono, come funzionano le varie focali, la prospettiva, avvicinandosi e allontanandosi dal soggetto, a seconda della focale, a seconda dell'angolo di campo. Insomma, ti educa allo sguardo. Però ciò non toglie che ovviamente le ottiche tuttofare, soprattutto oggi, a differenza di qualche anno fa, ci sono ottiche tuttofare veramente ottime, cioè veramente di qualità, neanche paragonabili agli obiettivi di qualche anno fa, quando ho iniziato a fotografare io. Anzi, a dire la verità, anche gli stessi zoom, a meno che non spendevi cifre veramente importanti, penso insomma a Leica, nel mondo Leica R, insomma c'erano degli obiettivi zoom veramente validi. Ma la maggior parte, se volevi qualità, dovevi andare sui fissi. Oggi non è così, perché sia gli zoom, insomma, gli zoom diciamo più prestigiosi, gli 2.8, ma anche insomma gli F4 hanno raggiunto livelli veramente notevoli, ma anche le ottiche tuttofare sono assolutamente valide. Stiamo recensendo proprio in questi giorni con Roberto il Tamron nel 16-300 mm, cioè un'escursione allucinante ovviamente per APS-C, e vi devo dire la verità, fra poco uscirà anche la recensione. È un obiettivo più che dignitoso, anzi decisamente buono considerando l'escursione focale. Quindi il mondo fotografico è cambiato grazie alle tante tecnologie e grazie anche al fatto che comunque oggi software e hardware, parlo di hardware ottico, lavorano praticamente in sinergia. Ma andiamo a vedere quali sono le opzioni. Cominciamo da una scelta, insomma, abbastanza cara, cioè andiamo nel mondo full frame e andiamo a vedere il 24-200 mm. Devo dire che Nikon ha fatto benissimo a presentare questo obiettivo. Aveva già presentato, insomma, un obiettivo analogo anche Sony, poi ha fatto Canon, quindi non è che sia una novità, però ha fatto veramente veramente bene, perché il 24-200 mm, ragazzi, al di là della il diaframma, che non è eccessivamente luminoso, è comunque un obiettivo molto molto interessante, soprattutto abbinato ai corpi Z6, Z5, volendo Z7, anche se siamo un pochino al limite per la risoluzione del sensore. Andiamo a vedere però le specifiche. Allora, angolo di campo 84 gradi, 12 gradi, 3, insomma il classico angolo di campo full frame 24-200 mm. Diaframma, come vi dicevo, non particolarmente luminoso, F4 6,3.
7 lamelle di diaframma, distanza minima di messa a fuoco 50 cm, è stabilizzato, motore autofocus moderno, uno stepper motor, quindi compatibile anche lato video, diametro 67 mm, non particolarmente grande, ma insomma è un 6.3 di apertura massima a 200 mm di diaframma, quindi è normale, tropicalizzato, dimensioni molto contenute, 7-8 cm diciamo per 11 cm e mezzo e pesa 570 grammi, quindi non particolarmente pesante, costo circa 1000 euro. Allora andiamo a vedere cosa ci convince e cosa ci convince meno di questo obiettivo. Per quanto riguarda le cose positive, sicuramente versatilità, su un full frame avere un 24 mm è una figata fotonica, onestamente, stabilizzato, peso e dimensioni decisamente contenute per essendo un'ottica per il full frame, nitidezza decisamente buona, non ovviamente ai massimi livelli ma buona. Cosa ci convince meno è la costruzione un pochino plasticosa, plasticotta, non so come definirla, scarsa luminosità, tenete conto che già 50 mm siete a 5.6, mancanza di un tasto AF-MF, quindi si deve insomma entrare nel menu, che è comunque una soluzione rapida in Nikon, però insomma un tastino almeno potevano mettercelo, e il diaframma variabile, questa è una cosa più che altro legata al mondo video, ai videomaker preferiscono per ragioni operative un diaframma praticamente fisso. Su quale corpo lo vedo bene? Beh, dicevo i corpi un pochino più piccolini, cioè non la Z9 per intenderci, questo è scontato, lo vedo bene su una Z5, su una Z6 che oggi si trovano a tantissime occasioni a prezzi assolutamente competitivi, e lo vedo molto bene anche su una Z6 Mark II. Perché lo vedo bene su una Z6 Mark II? Perché ragazzi, il consiglio che vi do, cioè fuori dai denti, se volete spendere bene i soldi con le macchine fotografiche, il consiglio è questo: state puntando alla Z5, ok? Fate uno sforzo in più, andate a una Z6, Z6 II se potete, e tenete per più anni la fotocamera, invece di comprare una fotocamera, spendere meno perché faccio fatica, e poi praticamente dopo 3 anni la dai dentro per prenderti un altro modello perché la Z5 poi non ti soddisfa fino in fondo. Allora fai un sacrificio, prenditi il modello subito successivo a quello a cui hai puntato e tienitelo per diversi anni, imparalo veramente ad usare, ed è il modo migliore per risparmiare i soldi e per avere attrezzatura veramente adeguata. Z6 II per me è un prodotto eccellente, veramente veramente eccellente, a me piace tantissimo, secondo me è un prodotto iper bilanciato, considerando il prezzo sarebbe la soluzione ideale, però se volete, se il budget non ve lo permette, andate sulla Z6 e insomma come estrema ratio andate sulla Z5, queste sono le opzioni. Passiamo poi in casa Fuji. Fuji cos'è che abbiamo? Purtroppo non abbiamo tanto come ottica tuttofare, questo è un po' il punto debole di Fuji, dovrebbe lavorare su ottica un pochino più smart come focale. Allora, la soluzione in casa Fuji è il 18-135, un obiettivo non recentissimo ma ancora interessante. Vediamo le specifiche. Angolo di campo 77 gradi, quindi ovviamente un 28 mm più stretto, come angolo di campo 12.2 perché siamo sempre a 200 mm equivalente full frame. Diaframma più luminoso del Nikon 3556, 7 lamelle, 45 cm di distanza, quindi un pochino più vicino, è un rapporto di ingrandimento quindi maggiore, ma niente di sconvolgente, stabilizzato anch'esso. Il motore F purtroppo un po' datato, addirittura non è neanche a ultrasuoni. Diametro 67 mm, quindi uguale sostanzialmente al Nikon, ma ovviamente è un 5.6, tropicalizzato, circa 8 cm per 10 cm, insomma la dimensione di questo obiettivo, 490 grammi, lo si trova intorno ai 700 euro, i prezzi sono ovviamente molto indicativi. Ok, andiamo a vedere adesso cosa ci convince e cosa ci convince meno di questo obiettivo, che tra l'altro abbiamo recensito, io ho posseduto un paio di volte, ho avuto rivenduto e già un paio di volte lo conosco molto bene, veramente molto bene. Allora, che cos'è che mi piace? Prima di tutto la stabilizzazione ragazzi, veramente top, veramente veramente eccellente, tropicalizzato alla grande, vera tropicalizzazione.
peso e dimensioni assolutamente contenuti, comunque ben equilibrati con i corpi tipo l'XT4 o l'XT3 per fare un esempio, nitidezza molto buona, non arrivo ovviamente alla serie 2.8 di zoom, ma comunque molto molto convincente, giusto a 28 a 135 c'è un leggero calo, ma comunque usabilissime tutte le focali. Qualità costruttiva buona, non stratosferica ma molto buona, comunque in metallo sicuramente una sensazione migliore rispetto al Nikon. Ottima resistenza al flare. Cosa mi piace meno? Mi è piaciuta meno, diciamo, l'angolo di campo a 28 mm, ovviamente avere un angolo di campo maggiore torna sempre utile. Scarsa luminosità anche in questo caso perché è 5-6, quindi non particolarmente luminoso. L'assenza di ghiera di diaframmi, cioè c'è una ghiera sul barilotto, però una ghiera virtuale, non è la vera ghiera dei diaframmi come i classici obiettivi Fuji. Poi abbiamo un motore AF datato. Questo secondo me è il vero tallone d'Achille di questo obiettivo. Attenzione, funziona molto bene, cioè comunque veloce sull'XT3, l'XT4 è comunque assolutamente veloce, quindi non è che non si può utilizzare, però certo, se fosse stato un motore a ultrasuoni di ultima generazione, uno stepper motor, eccetera, sarebbe stato meglio anche lato video. Con chi lo vedo bene? Beh, sarebbe veramente pane e marmellata con l'XT4 per la doppia stabilizzazione. Però, se volete risparmiare dei soldi, va benissimo anche con XT3. Insomma, tra l'XT3 e l'XT4 non è che ci sia un abisso, qualità d'immagine sostanzialmente la stessa, manca la stabilizzazione, la batteria più capiente dell'XT4, ma l'XT3 rimane un ottimo prodotto. Volendo può star bene anche con H1, ma insomma comincia a diventare un po' impegnativo a mio giudizio tutta l'accoppiata. Ci sta da Dio anche con l'XS10, proprio perché hai le ghiere stile reflex e hai le ghiere del diaframma, quindi diventa veramente molto comoda. Diaframma, tempi ed ISO comodissimo. Per cui anche con l'XS10 che è stabilizzata può essere veramente un'ottima soluzione, soprattutto se volete spendere meno. Però come vi ho detto, l'XS10 ha un concept di design specifico, quindi è un discorso a parte. Voglio dire, puntate l'XT3, fate il sacrificio, andate all'XT4 e tenete più tempo la fotocamera. Questo è sempre il mio parere. Passiamo adesso in casa Zuiko, cioè OM System, cioè Olympus. Allora, il famoso 1200 mm f4 di Olympus, casa Zuiko, insomma sapete, marchiato Zuiko. C'è poco da dire ragazzi, questo è uno degli obiettivi più azzeccati e migliori che mai siano stati fatti come obiettivi tuttofare. È veramente un pro, non a caso Zuiko l'ha inserito come obiettivo nella linea pro perché è realmente un pro, e ve lo dico perché l'ho avuto, è un obiettivo che ho amato profondamente, secondo me è un gran obiettivo. Allora andiamo a vedere le specifiche, 83 e 12 gradi, quindi siamo insomma nel range appunto 24-200 mm, f4 costante, questa è una cosa molto importante, è il più luminoso per ora insomma di quelle che abbiamo visto, sempre 7 lamelle, distanza minima di messa a fuoco 15 cm, infatti ha un rapporto di riproduzione quasi da macro, cioè veramente è estremamente versatile questo obiettivo. Se vi piace anche avvicinarvi ai soggetti, questo è l'obiettivo giusto. Per quanto riguarda la stabilizzazione, sì, è super stabilizzato, motore AF stepper motor assolutamente nuovo, diametro 72 mm, ma ovviamente è un F4 ragazzi, tropicalizzato alla grandissimissima, dimensioni comunque consistenti considerando con Mico 4 terzi, cioè circa 8 cm per 12 cm, ho arrotondato diciamo in eccesso, poco meno, ma insomma siamo lì. Peso 561 grammi, è ovviamente il più pesante, ma è anche quello costruito meglio, tutto in metallo e anche quello più luminoso. Costo circa 1100 euro, il costo è sicuramente consistente, però ripeto, fa parte degli obiettivi pro. Con quale corpo lo vedo bene? Beh, si sposa bene praticamente con tutti, perché potete metterlo con M5 Mark III, ci sta la grande, al massimo comprate il piccolo grip aggiuntivo per un'impugnatura migliore, ci sta da Dio con l'M1 Mark II, oggi poi trovate delle occasioni con l'M1 Mark II veramente allucinanti, la trovate a prezzi ridicoli nel mondo dell'usato, sta benissimo ancora meglio con l'M1 Mark III, nell'M1 Mark III poi avete anche l'alta risoluzione a mano libera. Ed è ancora una macchina eccellente l'M1 Mark III e si trova a prezzi estremamente competitivi perché un sacco di gente l'ha data dentro per prendersi lo M1, che effettivamente sarebbe l'ideale, è innegabile perché veramente vanno benissimo, l'abbiamo provata già 3-4 volte, lo M1
insomma, a breve faremo anche la recensione dell'OM1, l'abbiamo provata col 12100 e onestamente sembrano fatte l'uno per l'altro, quindi veramente ci sta alla grande. Però devo dirvi la verità, si usa benissimo con l'M1 Mark III, l'M1 Mark II e anche con M5 Mark III, ma francamente si usa veramente bene. A livello di ergonomia, l'unica è l'M5 Mark III, secondo me il piccolo grip aggiuntivo è quasi d'obbligo, questo è un mio parere personale, però si sposa bene veramente con tutte. Allora, cosa ci piace e cosa ci convince meno? Cominciamo dalle cose positive. Stabilizzazione veramente stratosferica, non ci sono altri modi per dirlo. Tropicalizzazione, anche qui ripeto, stratosferico veramente. Diaframma costante, questa è una grandissima figata, insomma avere un f4 costante. Qualità ottica altissima, veramente altissima. Capacità macro veramente notevole. Qualità costruttiva a livello delle ottiche pro, Zuiko, quindi non aggiungo altro, ho detto tutto. Tasti e ghiere, ad esempio la ghiera della messa a fuoco è collassabile per andare sulla messa a fuoco manuale, insomma è una costruzione pro. Cosa ci piace meno? Sostanzialmente due cose. Il flare a diaframma molto chiusi, se voi mettete F11, F16 e lo puntate dritto contro il sole tende ad avere del flare circolare. Questa è una cosa tipica di tantissimi obiettivi, anche cinematografici, che costano un pacco di soldi, però è anche vero che con il Nikon 4 terzi difficilmente si chiude F11, F16, cioè è un diaframma che non ha senso perché si va in forte diffrazione. E poi ovviamente il costo è quello più impegnativo come costo, però ragazzi è anche quello è più come dire elevato di qualità. Passiamo adesso al mondo reflex. Ho messo un'unica opzione nel mondo reflex, in realtà ci potrebbe essere anche il Canon, il 18-135, però ho preferito puntare per una soluzione che a volte gli viene data di tacco, ma in verità è una soluzione interessante. Parlo del Pentax 18-135 mm. Allora, vediamo le caratteristiche: 77 e 12 gradi come angolo di campo, quindi ovviamente un 28-200 mm, diaframma 3556, anche questo 7 lamelle, distanza 40 cm, quindi siamo più o meno a livello del Fuji, un pochino meglio. Stabilizzazione nada, ma la stabilizzazione presente sui corpi macchina. Motore F, non è ultrasone, anche questo un pochino datato. Diametro il più piccolo, 62 mm, questo è un fattore da tenere in considerazione perché si spendono meno piccioli per comprare i filtri di qualità. Tropicalizzato sì, dimensioni circa 9 cm per 8 cm, quindi un pochino più compatto rispetto ad esempio il Fuji. Peso 405 grammi, anche più leggero e decisamente economico, 500 euro circa, ma lo trovate anche un pochino a meno. Allora, con cosa ci piace, cosa ci piace meno di questo obiettivo, cominciamo dagli aspetti positivi. Compattezza, un obiettivo veramente piccolo, tropicalizzato, nitidezza assolutamente buona, anzi direi secondo me quasi ottima, solo a 135 mm e a tutta apertura, cioè a 18 mm a diaframma tutto aperto un pochino sfrangia, però devo dire che la nitidezza è molto meglio di quanto molti possono credere. Qualità costruttiva decisamente buona, ghiere molto fluide, insomma sicuramente buona, prezzo competitivo. Cosa ci piace meno? Un po' di distorsione, forse un po' troppo a 18 mm, cala un po' la nitidezza a 135 mm, ma basta chiudere di uno stop e già migliora tantissimo. Non è stabilizzato, ha un sistema autofocus insomma non moderno, aggiungo, e un pochino di aberrazione cromatica, ma questo è anche abbastanza tipico del mondo, diciamo, reflex. Con quale macchina lo vedo abbinato? Per me la K70, anche questa è una macchina assolutamente così bistrattata, poco considerata, è colpa anche di Pentax che insomma a livello di comunicazione dovrebbe impegnarsi un pochino di più, però vi devo dire la verità ragazzi, la K70 è un'ottima fotocamera, così come la KP, anche è un'ottima fotocamera, quindi io le vedo benissimo questo obiettivo, sia sulla KP un pochino più stilosa, sia sulla K70 è stabilizzata veramente, ha un ottimo sensore con un'ottima resa all'alta sensibilità, sono macchine fatte bene, Pentax sa fare le fotocamere. Andiamo in casa Sony, quindi vediamo le ultime due proposte e poi vediamo la The Winner Is, quale sarà. Allora, cominciamo Sony 18-135, vado velocissimo, 77x12 gradi, quindi siamo al solito 28-200 mm, 3556, sempre 7 lamelle, 45 cm come il Fuji, stabilizzato, linear motor, quindi sistema moderno di autofocus, diametro 55 mm, il più picciriddu, stropicalizzato, no,
questa è una cosa molto importante da tenere in considerazione, decisamente piccolino, 7 cm per 9 cm, peso 325 grammi, il che ci fa supporre che ci sia insomma tanta resina dentro, costo circa 400 euro. Cosa mi piace di questo obiettivo? È compatto, nitido e il prezzo è sicuramente competitivo. Mi convince meno vignettatura praticamente costante, costruzione onestamente un pochino plasticosa. Non è costruito male, attenzione, però la sensazione è più cheap, più economica rispetto ad esempio al Fuji, questo onestamente devo dirlo. Con chi lo vedo bene, ragazzi, qui si sposa bene con la 6004 e la 6006. Solito discorso, punti alla 6004, fai uno sforzicino in più e vai alla 6006. Batteria fantastica, autofocus fenomenale, cioè stabilizzata la macchina, insomma, francamente un piccolo sforzo in più e hai una macchina migliore, oggettivamente migliore della 6004, per cui io onestamente la consiglio con la 6006. Devo dire la verità, con questa soluzione effettivamente Sony è molto competitivo in termini di compattezza, è forse la soluzione più compatta, quindi se stai cercando una soluzione veramente easy, compatta, ecco, questa potrebbe essere la soluzione ideale. Allora ragazzi, tiriamo le somme, facciamo un po' una sintesi, a chi consiglio cosa e quale strumento. Chi punta alla qualità d'immagine, soprattutto agli alte sensibilità, io andrei sulla Z6 2 o Z6 liscia, perché è vero, adesso ti compri un tuttofare, ma magari ci metti poi un 40 mm f2 in casa Nikon e boh, hai praticamente il sistemino fatto con una resa alt ISO che nessun'altra fotocamera è in grado di offrire. Però è quella meno funzionale, cioè ha meno funzioni rispetto alle altre, la tua video è sempre buona, però insomma l'X-T4 a mio giudizio fa meglio, se per voi il video è un aspetto importante, insomma, ok, c'è il vantaggio del full frame, se per voi il full frame è importante io andrei sicuramente su 24-200 e Z6 o Z6-2, è comunque veramente una soluzione molto molto valida. Fuji con l'X-T4 in particolar modo, ragazzi, è tanta roba, sia lato foto che lato video, design unico, funzionalità tutta tropicalizzata, insomma, Fuji, se ti piace veramente, c'è poco da dire, JPEG fantastici, stabilizzazione veramente 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 buona, autofocus molto buono, non arriva l'autofocus di Sony, ma comunque molto molto buono, molto affidabile, un prodotto, ecco, affidabile e esteticamente appagante, pratico, funzionale, questi sono i punti di forza di Fuji. Andiamo poi a parlare di Olympus. Olympus è un prodotto che fa della versatilità, perché con tutte le funzioni che ha penso che non ce n'è per nessuno, così come ottica di altissimo livello, cioè è l'unica vera ottica a tuttofare che non fa rimpiangere la qualità degli altri Pro sostanzialmente, quindi è l'unico obiettivo che ha una qualità da obiettivo professionale. E poi tutti i plus di ovviamente Olympus, insomma dell'OM, con l'alta risoluzione, le bulb, le compass, insomma tante funzioni. Per quanto riguarda Pentax, ripeto, per me sono ottimi prodotti, è un prodotto che vi fa spendere poco, vi dà tanto, è un prodotto intelligente per chi vuole tanta resa, poca spesa, a mio giudizio. Però sono prodotti, ragazzi, che una volta comprati dovete tenerveli, perché purtroppo a provare a rivenderli si svalutano veramente tanto tanto tanto. Per cui se voi dite mi serve una macchina robusta, affidabile, di qualità, la tengo 5 anni, non me ne frega niente, 6 anni, 7 anni, poi insomma chi si è visto, questa potrebbe essere la soluzione ideale. Su Sony, che vi devo dire, ragazzi? Sony, il punto di forza è senza dubbio l'autofocus. È un prodotto che ci fate fotografia sportiva, ecco, questo è un po' il concetto, è un autofocus fenomenale, iper performante, insomma questo è il punto di forza di Sony, e la compattezza che non è poca cosa, perché è veramente piccola, piccola, con il 18-135 è veramente una soluzione molto smart, per cui se mi interessa l'autofocus, qualità d'immagine molto molto buona e compattezza, questa potrebbe essere la soluzione ideale. Qual è la soluzione, dice, dalla torre alla fine, quale butti giù e quale lasci? Cioè, se dovessi poi insomma scegliere una, quale sceglieresti? L'Olympus, il 1200 mm con M1 Mark III. Questa è la mia soluzione. Cioè, in questo momento, se io dovessi pensare a un corpo macchina, un'ottica tuttofare, andrei in negozio, prenderei un M1 Mark III e il 1200 mm. Perché vi dico questo? L'M1 Mark III, tolto il mirino
che non è a livello ovviamente del nuovo Mirino M1, è ancora un prodotto cazzotissimo. L'autofocus va molto molto bene, il riconoscimento dell'occhio va bene, ma non è che, voglio dire, sembra che se non ci sia il super riconoscimento dell'occhio la macchina fa schifo, perché non è così, la macchina va benissimo, estremamente reattiva, dinamica di scatto da reflex, qualità d'immagine per me molto molto elevata. Certo, è quella che paga un pochino di più rispetto agli altri, ma comunque molto molto elevata. Stabilizzazione pazzesca, versatilità pazzesca, batteria dura veramente tanto, cioè è un prodotto onestamente completo. E il 1200 mm, ragazzi, è un'ottica strepitosa, veramente l'attacchi, ci fai di tutto, ci fai quasi della macro. Veramente Olympus è un prodotto tuttofare che ti fa venire voglia di fotografare e fotografare tanto, di scattare, di portartela con te e ti diverti. Questo ve lo posso dire perché l'ho usata per tanto tempo e sono convinto di quello che dico. Per me, se io dovessi scegliere una macchina e un'ottica tuttofare, Olympus M1 Mark III e 1200 mm. Tutto al più un M5 Mark III, se volete spendere qualcosa meno, o un M1 Mark II, ma ancora meglio sarebbe ovviamente l'OM1, magari presa in kit, così risparmiate qualcosina. Queste sono le mie opinioni, fatemi sapere ovviamente le vostre esperienze, se ne avete avuto, o le vostre opinioni in merito a quanto detto. Iscrivetevi al canale, mettete un like, ragazzi, i corsi andate in link in descrizione, perché fra poco cambieranno le politiche commerciali, in sostanza i prezzi. Ci vediamo alla prossima riflessione. Ciao ciao!